Nel mondo occidentale finora abbiamo assistito a tre rivoluzioni industriali. Nel 1784 con la nascita della macchina a vapore, nel 1870 con il via alla produzione di massa grazie alla diffusione dell'elettricità, del motore a scoppio e del petrolio come fonte energetica, nel 1970 con la nascita dell'informatica dalla quale sono scaturite l'era digitale e quella dell'automazione. Siamo nel pieno della quarta rivoluzione industriale, la cosiddetta industria 4.0, tant'è che non è ancora possibile stabilire una data precisa di inizio. Probabilmente lo si farà a posteriori. Intanto l'innovazione non sta a guardare e i processi che porteranno alla produzione industriale completamente automatizzata e interconnessa, grazie all'utilizzo di Big Data, Internet of Things, realtà aumentata, robotica e stampa 3D, corrono veloci. Qualche numero su cui riflettere. Nel mondo, il 30% dei giovani sono nativi digitali e attivi online per almeno 5 anni. Il numero di chi utilizza Internet in Africa è quasi raddoppiato negli ultimi 4 anni. La spesa globale in ricerca e sviluppo in proporzione al PIL è all'1,7%, con forti disparità tra il 2,4% dei paesi sviluppati e lo 0,3% dei paesi più arretrati. Oltre metà della popolazione mondiale vive nelle città. Entro il 2030 6 persone su 10 abiteranno nelle metropoli, che saranno incubatori fondamentali di innovazione e sviluppo sostenibile. In Italia siamo solo al 49° posto nelle classifiche internazionali per le infrastrutture digitali, ma prese singolarmente, Milano supera Barcellona e Monaco di Baviera in termini di infrastrutture per la connettività e servizi online. Invece siamo al 29° posto a livello mondiale per capacità di innovazione secondo il Global Innovation Index e nell'assegnazione dello specchio 5G in Europa siamo secondi dopo la Finlandia, con una percentuale del 60% di preparazione, anche se il 19% degli italiani tuttora non va mai in rete. Solo il 10% delle PMI vende online, contro una media europea del 17%, ma oltre il 37% delle imprese condivide informazioni per via elettronica all'interno dei propri dipartimenti aziendali, contro una media europea pari al 34%. Discreta e in miglioramento è l'offerta in Italia di servizi pubblici digitali, dove su completezza dei servizi online, servizi digitali pubblici per le aziende, open data e servizi di sanità digitale al cittadino, siamo ben oltre la media europea. Il 70% delle nostre scuole è connesso a internet, anche se non sempre la qualità della connessione è adatta alla didattica digitale. Tra il 2005 e il 2015 il contributo delle energie rinnovabili al consumo finale lordo di energia è passato da 7,9% a 17,3%. Sebbene la vita privata e professionale migliori, secondo l'Eurobarometro 2017, il 72% degli europei teme che i robot rubino il lavoro alle persone e circa la stessa percentuale è convinta che i posti creati siano meno di quelli distrutti. Una percezione per ora non fondata, dal momento che in Europa dal 1999 al 2010 1,64 milioni di posti di lavoro sono stati sostituiti da un macchinario o un algoritmo, ma in quegli stessi settori colpiti dalla sostituzione si sono creati altri 1,4 milioni di posti per via dell'aumento della produttività e più di 2 milioni di posti ulteriori in altri settori. Secondo l'OCSE si prevede la perdita solo dell'8-10% di posti di lavoro a causa dell'ascesa della tecnologia e dell'automatizzazione, mentre 7 lavoratori su 10 dovranno cambiare il loro modo di lavorare. In Italia le stime sono un poco più negative, si parla del 15% dei lavoratori che potrebbe essere sostituito dalle macchine, mentre il 35,5% potrebbe vedere stravolta la propria mansione. Non avranno comunque da temere i lavoratori altamente specializzati o in possesso di buone competenze tecnologico-digitali, un po' di più invece i lavoratori a bassa qualifica. Nascono nuovi mestieri, dal designer engineer al cyber security specialist, dal business intelligent analyst al data scientist, dall'esperto di privacy al vertical farmer e chissà cos'altro. Un comune denominatore per ora sembra essere la raccolta, l'uso e il trattamento dei dati tramite web e la produzione di macchine e sistemi altamente automatizzati. Sarà indispensabile sviluppare competenze miste, non solo digitali, ma anche tecniche e manageriali. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha fissato
avviato un'agenda al 2030 che si focalizza sulla creazione di nuovi posti di lavoro, sui diritti dei lavoratori, sulla protezione sociale e il dialogo tra gli stakeholder, con l'uguaglianza di genere come obiettivo trasversale. In questo scenario determinante, fare del contratto collettivo nazionale dei dirigenti il punto di partenza di un cambiamento concettuale del lavoro, che deve partire proprio dal dirigente che lo porterà poi nella sua organizzazione. Uno strumento chiave per accompagnare la trasformazione dei modelli di business e dell'organizzazione del lavoro, che deve cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Il manager sarà dunque un protagonista e dovrà essere un pioniere dell'innovazione. Avrà la responsabilità di condurre il cambiamento nelle aziende, sperimentare nuove relazioni umane e professionali, dare spazio ai giovani, dare attenzione ai temi di parità di genere, diversità culturale, sostenibilità ambientale e sociale, laddove l'obiettivo di un'azienda virtuosa non sarà più solo generare ricavi. Nasceranno nuovi modelli organizzativi, nuove forme contrattuali ripensate su nuove esigenze e nuove modalità retributive in grado di adattarsi e tutelare il lavoratore del futuro. Il contributo del manager in questi passaggi sarà fondamentale.